buon pomeriggio anche dalla redazione sportiva alle 17:31. Parliamo in particolare del campionato di Serie D. 14ª giornata, è stato sostanzialmente un turno favorevole alle formazioni abruzzesi. Nessuna sconfitta, 5 pareggi, ma a vincere e a sorridere soltanto l'Avezzano, che ha vinto 3-0 sul campo della Recanatese. Tra l'altro si tratta del decimo risultato utile consecutivo per la formazione di Federico Giampaolo, 7 vittorie e 3 pareggi. Questi i risultati della 14ª giornata del girone di andata. Nel girone F, naturalmente, Agnonese, Jesina 1-0, Campobasso, Matelica 0-0, Castelfidardo, Pineto 2-2, Fabriano, Vis Pesaro 0-4, dobbiamo correggere, 0-4, Francavilla, Vastese 1-1, L'Aquila, San Marino 1-1, Nero Stellati, Monticelli 1-1, giocata ieri questa partita, come del resto San Nicolò, San Giustese, terminata con lo stesso punteggio finale 1-1, poi Olimpia Agnonese Jesina 1-0, Recanatese Avezzano 0-3. Abbiamo già detto dell'unico derby abruzzese che è andato in scena oggi, Francavilla Vastese 1-1, in vantaggio Francavilla con Palumbo e la pareggio del solito Leonetti, 10 gol in questa stagione, la classifica in testa sempre il Matelica, ma attenzione perché si è avvicinata la Vis Pesaro in grande ascesa, in fortissima ascesa. La squadra della Vis Pesaro a quota 34, dunque un punto solo di ritardo dalla capolista Matelica, che comunque ha inanellato l'undicesimo risultato utile consecutivo, 9 successi, 2 pareggi, non perde dal 17 settembre 1-2 in casa contro la Jesina. Dunque Matelica 35, Vis Pesaro 34, Vastese 30, Avezzano, avanza l'Avezzano del presidente Paris, contiamo di realizzare un collegamento telefonico nel corso di questa trasmissione. Campobasso 24, L'Aquila, San Marino e Pineto 21, Francavilla e San Giustese 20, Castelfidardo 19, Jesina 17, Agnonese, San Nicolò 14, Recanatese, Fabriano 10, Monticelli 7. Chiude la matricola di Pratola in Eurostellati con 3 punti nerostellati, che ieri a Sulmona nell'anticipo hanno pareggiato 1-1 contro il Monticelli. Abbiamo già detto anche la Virtus San Nicolò Teramo ha giocato ieri in anticipo alle 15, anzi alle 14:30 all'ex Castrum di Giulianova, 1-1 contro la San Giustese. Allora, non so se abbiamo già la possibilità di interloquire col presidente dell'Avezzano, Gianni Paris. Buonasera Massimo. Come va intanto? Benissimo, Bene, direi. bene, bene. Zuppo, mi sto asciugando in macchina durante il viaggio di ritorno, ma ormai c'è una consuetudine con la Certo. squadra, speriamo Direi che una continui fino alla piacevolissima. 34ª Eh partita. sì, piacevolissima consuetudine. 7 vittorie e 3 pareggi. Insomma, i numeri tornano sempre di più col passare delle settimane. L'Avezzano non perde dal 24 settembre, no? 2-1 a Pesaro. Sì, è una parola che non mi piace e quindi non riesco neanche a pronunciarla. Addirittura. Allora, oggi qual è stata la chiave della partita? Avezzano superiore? Beh, sì, credo che l'impronta, l'ampiezza, la profondità, la capacità degli uomini giusti di fare subito la differenza ha spostato l'equilibrio del match e dopo 20 minuti eravamo già sul 2-0. Avete chiuso praticamente subito la pratica. Ancora a segno Dos Santos, doppietta di Cerone, che sta disputando un campionato, direi, magnifico. Sì, la squadra fatta in estate dal sottoscritto e da Jacovitti sta portando i suoi frutti, quindi credo che non ci dovevamo strappare i capelli quando le cose andavano male. Oggi non ce li strappiamo per la gioia perché stanno andando bene. Abbiamo rosicchiato 2 punti dalla capolista Matelica, questo era l'aspetto più importante. Siamo a 9 punti, credo, Quindi da Matelica. l'Avezzano, questa è la notizia, guarda al primo posto, Presidente. Ma nel calcio è lecito avere i piedi per terra, ma dopo 10 risultati utili consecutivi, questa squadra non si deve e non si può nascondere.
la società non si è mai nascosta dall'inizio della stagione, e correggimi se sbaglio, ho sempre detto quali erano le ambizioni del sottoscritto, quali erano le ambizioni della società, che cosa merita la piazza, una piazza che sta crescendo nei numeri dello Stadio De Marzi, dell'idea di sensibilizzazione verso i colori sociali, verso questo ritorno di passione Avezzano Calcio, e quindi tutto mi fa pensare che nel breve periodo la squadra sia ancora in grado di fare una ulteriore accelerata, anche se tu mi dirai che sono un marziano a pensare che questa squadra possa fare un'ulteriore accelerata, ma per recuperare punti dal vertice bisogna accelerare ancora e quindi dare continuità a questa serie, perché ovviamente credo che questo possa essere un anno importante. Siamo vicini al centenario, la mia dipendenza legata all'Avezzano Calcio, che la vedo come una sostanza psicotropa nella mia testa e nel mio cuore, quindi nelle mie vene, è legata alla possibilità di portare l'Avezzano Calcio tra i professionisti, quindi quello per farmi stare legato all'Avezzano Calcio è chiaramente una ulteriore dose di risultati utili positivi. Io la voglio provocare, lei mi conosce, insomma c'è grande stima e simpatia, no? Ritengo, no? Reciproca. È vero. La voglio provocare perché insomma mi pare tutto nella norma, quindi insomma Federico Giampaolo non sta facendo nulla di particolare. No, Federico Giampaolo, io dicevo, e qui mi potrei ancora correggere se ti dico una cosa errata, Federico Giampaolo stava dalla parte del presidente anche quando eravamo terzultimi, e io dicevo a tutti, agli sponsor inclusi, quando mi dicevano ma allora Giampaolo, soprattutto dopo lo 0-0 con il Nero Stella di Pratola, e io dissi con, sono passati ormai 2 mesi e oltre, dissi con Giampaolo andrò lontano, perché il mister è un uomo molto molto intelligente, ha fatto il calcio importante da calciatore, secondo me anche in panchina sta indossando una sorta di pantaloncino bianco-verde, e quelli che stanno a correre in campo, quelli che stanno a giocare, quelli che dimostrano di rispettare le sue geometrie dettate in allenamento sono poi quelli che si traducono nell'idea di gioco di Giampaolo, e io ti confesso, gli auguro di fare bene come allenatore e di ripercorrere le orme del fratello Marco. Assolutamente, sta crescendo a vista d'occhio Federico Giampaolo, che sta incarnando, e mi rifaccio a quello che ha detto poc'anzi lei presidente, proprio lo spirito, no, del calcio marsicano, di Avezzano in particolare, proprio in questo momento, alle stimmate, diciamo così, dell'Avezzano Calcio, e ci sembra molto importante questo aspetto. Del resto la squadra continua a crescere, continua anche a dare spettacolo, perché non è una squadra che vince soltanto, ma esprime anche un calcio di ottima fattura. Ma la forza di questa squadra sono gli uomini giusti al punto giusto, e infatti rispetto al discorso calciomercato eccetera sono molto attento a lasciare gli equilibri quasi intatti, infatti quello che andremo a fare da qui a 2 settimane non sarà altro che creare i cosiddetti doppioni nei ruoli, sia per età rispetto ad eventuali under che nei ruoli per gli over, e quindi lasceremo le cose come stanno. Oggi in quali ruoli, presidente, visto che è entrato nello specifico? Ma sicuramente faremo qualcosa in avanti, e penso entro 48 ore annunceremo un nuovo acquisto. Ma sempre per l'attacco? Sempre per l'attacco? Sì, un attaccante che arriva dalla Lega Pro. Dalla Lega Pro, quindi possiamo dire anche nome e cognome a questo punto? Beh, aspettiamo. Quindi, cioè, si tratta quindi di un. Dopo che firmiamo. Ecco, dopo che viene. No, dico, si tratta quindi di un calciatore, se arriva dalla Lega Pro, di provata esperienza, in grado di cambiare faccia alla squadra ulteriormente? Ma guarda, questa squadra già ha una sua fisionomia, quindi non si tratta di cambiare la faccia. Qui si tratta semplicemente di seguire
seguire quello che è il saltello negli spogliatoi con i cori insieme al presidente. Quindi chi entra dentro lo spogliatoio dell'Avezzano Calcio è soggetto ad una sorta di nonnismo bianco-verde e quindi deve questa. Rispettare per forza di cose quelli grande che sono presidente. Prego, prego. Una sorta di nonnismo bianco-verde è eccezionale. Complimenti, presidente. Presidente, no, però insomma si tratta comunque di un calciatore d'esperienza, ci siamo, sì, no? Sì. Ma probabilmente l'annunceremo domani perché ovviamente ha avuto una risoluzione con un importante club della Lega Pro. Beh, allora il Modena. Non lo dico. No, domani, quando avremo firmato Massimo, il giocatore adesso li annuncio soltanto dopo che hanno... Sì, però voglio dire, ma faceva parte del Modena, lo possiamo... No, faceva parte del Modena. No. Vabbè, insomma, una squadra che adesso ha avuto problemi importanti, problemi seri, gravi, il Modena ultimamente. Sì, ma non lo è, quindi non lo è, ti lascio non è il ancora Modena, in sospeso okay. E quindi... Ho capito, va bene, per scaramanzia, anche perché effettivamente poi si sa nel calcio, no? Le cose possono cambiare da un momento all'altro, sì. Speriamo che questo non accada naturalmente per l'Avezzano. Questo per quanto concerne l'attacco, poi vi muoverete anche in altri reparti? Beh, in difesa avremo sicuramente un doppione under, già sta provando con noi, ma lo annunceremo sempre... da qui a un paio di settimane perché dobbiamo dare il tempo di fare dei trasferimenti formalmente, quindi sì. Preferiamo comportarci come una società professionistica, visto che l'idea nostra è quella. Ma sono davvero così decisivi gli under in Serie D, presidente? Ma i nostri under credo che siano i migliori del girone, quindi ti ho detto tutto. Oggi ad esempio ho sentito tanto l'assenza di Angelo Persi a centrocampo, sì. Nonostante poi il sostituto abbia fatto una discreta prova, però con Persi il centrocampo è di categoria superiore. Io sono straconvinto che Persi con me potrà fare... il professionista e mi auguro che lo faccia con l'Avezzano Calcio nel futuro. Presidente, ma vi muoverete in questa finestra di mercato anche in uscita? Ma questo non ti so dire perché è una squadra che gioca come gioca l'Avezzano Calcio, è piuttosto una squadra da rafforzare di quel poco che serve per avere il principio, ecco, della panchina lunga e quindi della forza poi di un collettivo che ti consenta di puntare sempre più in alto perché siamo lì quarti in classifica, abbiamo rosicchiato punti alla prima, abbiamo rosicchiato punti anche alla terza, esatto, e quindi sono ottimista. Quando sai che sei arrivato ad un punto che non puoi tornare indietro, poi la squadra sta rispecchiando quello che poi avevo detto in estate, mi ero sbilanciato secondo qualcuno che la squadra non era forte, ma i giocatori che abbiamo mandato via nel periodo precampionato e nel periodo appena iniziata la stagione, ma non quella ufficiale con le amichevole eccetera, sì. Ci hanno proprio consentito di assumere la fisionomia da squadra, da gruppo, da collettivo, hanno fatto veramente il bene dell'Avezzano Calcio. Poi quando ad esempio abbiamo mandato via gli argentini, quando abbiamo mandato sì. via gli spagnoli, scelta del presidente, avevo fatto tutto io e quindi perché avevo capito che non erano i giocatori giusti per questa squadra, per l'idea vincente, per un certo tipo di calcio che volevo portare avanti. Quindi un intervento tempestivo è stato, eh? Un sì, intervento sì, ma quest'anno non ho perso tempo, anche quando ho titubato con l'allenatore, era perché non volevo poi sbagliare. Certo. E quando è arrivato Giampaolo ero convinto, nonostante ci potessero essere problemi che ci sono stati, di amalgama, di memorizzazione dei suoi schemi di gioco rispetto all'idea che al mister, sapevo che avevo scelto la persona giusta. E certo, quindi mi è ecco, bastato... certo, presidente, la domanda è lecita, no?
Perché voi avete inanellato 10 risultati utili consecutivi, 7 vittorie e 3 pareggi, una realtà di questo campionato senza dubbio l'Avezzano. Se fosse arrivato da subito Federico Giampaolo, dove sarebbe oggi l'Avezzano? Ma sai, con i se non si può costruire niente, quindi però la domanda ci sta. Ma io ti dico una cosa, Massimo, sono convinto di questo. La squadra ha cambiato idea, fisionomia, mentalità, cattiveria quando dopo la partita con il Pratola eravamo terzultimi. Sì. Dopo che sono entrati i tifosi allo stadio, hanno parlato con i giocatori, ero presente io con lo staff e hanno detto vergognatevi perché eravamo terzultimi. E quando io sono andati via i tifosi dallo spogliatoio, io ho detto alla squadra che i tifosi avevano ragione, che dovevano veramente vergognarsi, perché una squadra competitiva come la nostra non potevamo veramente continuare a stare nei bassi fondi di classifica con un budget che non è da squadra di Serie D, da bassi fondi di classifica. E lì secondo me è iniziato il nostro campionato. Lì c'è stata la svolta, diciamo. Esatto. Esatto. Assolutamente. E lì è iniziato tutto, e quindi credo che la risposta al tuo sé, Giampaolo, dalla preparazione non potrà mai avere una risposta vera, non potrà mai avere una risposta che ti aiuti e mi aiuti a dire se ho sbagliato o ho fatto bene. Perfetto, Presidente, lei ha parlato di uno spirito di corpo eccezionale della squadra e dell'ambiente in questo momento, però non ci ha mandato il video dei festeggiamenti dopo questa vittoria. Lo farò adesso. ci manca. Mi sono dovuto praticamente spogliare come un bambino e poi rivestire da capo. Il problema è successo che mentre facevamo i festeggiamenti, i ragazzi mi hanno portato sotto la doccia con i panni addosso. Ah, ecco. E quindi praticamente ho fatto una doccia con i panni addosso. Per la prima volta ho fatto una doccia calda. Certo. E quindi prima mi avevano sempre gelato con le bottiglie, con i secchi eccetera, stavolta invece ho avuto la fortuna della doccia calda. Purtroppo però il nostro segretario Luigi Lorenzo Paris, che cosa ha fatto? Quando ha visto che i giocatori erano nudi, si è fermato con il video. Ah, e ecco. Quindi chiaramente è un video interrotto perché i ragazzi erano sotto la doccia e l'unico vestito era il presidente. Vabbè, allora lo vedremo sicuramente nelle prossime ore quando sarà montato, diciamo così. Vabbè, Presidente, grazie per aver accettato il nostro invito. Ancora complimenti, che non sono di prammatica ma assolutamente sinceri. Tra l'altro domenica prossima trasferta di San Marino. Beh, la trasferta di San Marino è la partita giusta al momento giusto. Questa squadra deve dimostrare che chiaramente i 10 risultati utili sono quelli di una squadra che ha una mentalità da leader, una mentalità per avvicinarsi sempre più in alto ai vertici della classifica, e quindi è la volta per sfoderare un'altra carta, un altro proiettile sportivo, un'idea di squadra tosta, di caparbietà e grinta. Perfetto, grazie Presidente, ancora a complimenti. Te, buon lavoro. Buon grazie, lavoro grazie ancora alla Presidente Gianni Paris dell'Avezzano, ancora complimenti alla squadra di Federico Giampaolo, la squadra del momento in Serie D, al di là del Matelica che continua ad inanellare risultati utili, addirittura per il Matelica sono 11, 9 successi e 2 pareggi, come ho già ricordato, una sola sconfitta il 17 settembre in casa contro la Jesina, ma l'Avezzano ha collezionato 10 risultati utili consecutivi, 7 vittorie e 3 pareggi, come del resto la Vastese, che oggi è stata fermata dal Francavilla, che è un'ottima squadra, il Francavilla di Iervese. Finora sono 8 vittorie e 2 pareggi per la squadra di Colavitto, terza in classifica a quota 30. La Vis Pesaro si è avvicinata, come abbiamo visto dalla grafica, dalla pagina dei risultati, alla capolista Matelica. Un solo punto separa Matelica dalla Vis Pesaro, 35
5 per il Matelica, bis Pesaro 34 il prossimo turno. Per quanto concerne le abruzzesi, ci sono due derby in programma domenica prossima alle 14.30, Nero Stellati Virtus San Nicolò, probabilmente si giocherà sabato, questo non lo sappiamo ancora, Pineto L'Aquila domenica certamente alle 14.30, San Marino Avezzano, Vastese Campobasso e bis Pesaro Francavilla, anche la bis Pesaro come ho detto in forte ascesa, dunque una partita molto dura per il Francavilla di Luigi Iervese, che però in trasferta sa il fatto suo, finora diverse le vittorie esterne, se non vado errato 5 le vittorie esterne finora conquistate dalla squadra giallorossa. Allora lasciamo la Serie D e facciamo un riepilogo partendo dal campionato di Serie A. In Serie A si sono giocate ieri 4 partite, Bologna-Sampdoria 3-0, Chievo-Spal 2-1, Sassuolo-Verona 0-2, traballa fortemente la panchina della Sassuolo di Cristian Bucchi, Cagliari-Inter 1-3, le partite del pomeriggio di oggi, Genoa-Roma 1-1 al 59esimo, Roma in vantaggio con El Shaarawy al 69esimo, espulsione di De Rossi, dunque rosso per De Rossi, rigore per il Genoa, trasformato da Gianluca Lapadula, subentrato a Pandev da qualche minuto, dunque Lapadula firma così il suo primo gol in questa stagione, primo gol anche con la maglia del Genoa. Milan-Torino 0-0, a Udine Napoli batte Udinese 1-0, ha deciso Jorginho al 32esimo minuto del primo tempo, non è stato un Napoli brillantissimo, tra l'altro sull'Udinese ha esordito Massimo Odo, una buona partita da parte della squadra friulana, ma quel che conta poi alla fine il risultato, il Napoli che consolida la leadership con 38 punti, si tratta della 12esima vittoria stagionale, 2 pareggi e 12 vittorie, nessuna sconfitta per la squadra di Maurizio Sarri, Inter 36, la Juventus a quota 31 agganciata dalla Roma, ma la Juve giocherà questa sera alle 20.45 contro il Crotone, una sorta di testa coda, Lazio 28, Lazio che sta per affrontare la Fiorentina, inizio ore 18, poi Sampdoria 26, Milan, Bologna e Chievo 20, Torino 19, Fiorentina 17, Atalanta 16, l'Atalanta giocherà domani nel posticipo contro il Benevento, ancora 0 punti, Cagliari 15, Udinese 12 insieme col Crotone, Sassuolo 11, Genoa e Spalla 10, Verona 9, come detto Benevento 0 punti in 13 partite. Passiamo al campionato di Serie B, la Serie B con 2 posticipi giocati oggi alle 12.30, il Bari ha battuto il Foggia 1-0, tra poco vi proporremo gli highlights di questo incontro, alle 15 Ternana-Perugia 1-1, Ternana prossima avversaria del Pescara, sabato allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia 1-1, Montalto aveva portato in vantaggio sul rigore la squadra di Pocheschi, al 40esimo del secondo tempo espulso doppio giallo il difensore centrale del Perugia Massimo Volta, ciò nonostante al 91esimo calcio di rigore francamente dubbio, assegnato da Aureliano di Bologna al Perugia, trasformato da Di Carmine, dunque al 91esimo il pari su rigore di Di Carmine. Cesena Brescia sarà invece il posticipo in programma domani alle 20.30. Vediamo la classifica di questo campionato prima degli highlights, Bari Foggia 1-0 ha deciso Galano, Foggiano Doc al 92esimo, Bari 29 punti in testa e in splendida solitudine la squadra di Fabio Grosso, davvero un allenatore che ha fatto, lo possiamo dire senza tema di essere smentiti, la giusta gavetta, soprattutto un ragazzo non solo competente, professionale, ma soprattutto umile. Palermo 28, Parma e Frosinone 26, Empoli e Venezia 25, Cittadella 24, Cremonese e Carpi 23, Salernitana 22, Novara 21, Spezia e Pescara 20, Perugia e Avellino 19 punti,
Brescia e Foggia 18, Pro Vercelli ed Entella 17, Ternana 16, Cesena ed Ascoli chiudono con 14 punti, ma ricordiamo il Cesena e il Brescia hanno una partita in meno, si affronteranno domani proprio Cesena e Brescia alle 20.30. Possono partire le immagini di uno dei posticipi di questa giornata, alle 12.30 il derby del San Nicola, il calcio d'angolo, il colpo di testa di Improta con la palla che scheggia il palo della porta, difesa da Stefano Notarolli, classe 97, esordio assoluto per il giovane portiere del Foggia. Ci prova Sissé, il tiro al lato, poi il secondo tempo con Galano, l'imbucata per il suo compagno di squadra, vale a dire Brienza, entrato in corso d'opera al posto di Bascia. Grosso è partito, è passato al 4-2-3-1, manca una buona occasione Brienza, poi la prima ammonizione per Tommaso Coletti, questa invece è la seconda ammonizione, fallo su Floro Flores, dunque espulso Coletti all'ottantesimo. Sullo 0-0 ne approfitta il Bari che sblocca il punteggio al minuto 92. Vediamo l'azione, finta il cross Brienza, una gran palla per Floro Flores che appoggia per Galano. Galano non esulta, come vedete, lui è foggiano doc, non ha mai indossato la maglia del Foggia. Il gol che decide la partita, esplode il San Nicola, dunque Bari batte Foggia 1-0. Rivediamo la splendida, lo splendido assist di Franco Brienza, classe 1979, e poi Floro Flores che ha apparecchiato per Cristian Galano. Galano che ha segnato così il suo 10° gol in questa stagione, naturalmente tutta la soddisfazione sul volto di Fabio Grosso, e Bari che si issa proprio in testa alla classifica del campionato di Serie B. Queste sono le immagini invece, grazie a Max Pacilio di Ternana Perugia, 1-1 il verdetto finale, inquadrato Pocheschi, c'è questo traversone, il colpo di testa di Tiscione e il fallo di mano di Del Prete, ex giocatore del Pescara, Aureliano di Bologna, non ha dubbi, Montalto dal dischetto, 1-0 per la Ternana nel primo tempo, l'esultanza particolare di Pocheschi, un personaggio, l'allenatore della Ternana, ancora le azioni della prima frazione di gioco con il tentativo di Varone, ex centrocampista del Chieti, la risposta di Rosati, poi ci prova Colombatto, la palla termina di poco al lato, siamo con le immagini nel secondo tempo nel corso della ripresa, vediamo che cosa succede in questo caso, c'è la seconda ammonizione come vi dicevo per Massimo Volta, difensore esperto del Perugia, classe 87, ex Sampdoria, attacca ancora il Perugia, gran lavoro di Cerri, il colpo di testa di Terrani, si oppone Plizzari e qui l'arbitro vede un fallo da rigore, rigore in favore del Perugia, trasformato con potenza da Di Carmine, attaccante del Perugia, classe 88, al 91esimo dunque il pari del Perugia, ma la Ternana ha fatto un figurone soprattutto nei primi 45 minuti di gioco, una squadra grintosa, determinata, che corre molto, insomma ci vorrà il miglior Pescara per prevalere, per avere ragione della Ternana, che oggi ha disputato un buon match ed è stato raggiunto l'11 di Pocheschi, come avete visto nelle immagini, soltanto al 91esimo il rigore trasformato da Samuel Di Carmine. Chiudiamo con la Serie C, vediamo che cosa è successo in attesa del posticipo in programma domani del Gaetano Bonolis tra Teramo e San Benedettese alle 20.45, già giocate nel girone B del campionato di Serie C, 16ª giornata, Albino Leffe Padova 1-2, Mestre Fano 1-1, Pordenone Vicenza 3-2, le partite di oggi, 4 le partite che si sono disputate nel pomeriggio di oggi, Ravenna batte Renate 1-0, gol partita di De Sena, espulso il cannoniere del Renate, 9 gol in questa stagione, Gomez al 67esimo, dunque Renate ha chiuso in 10 uomini, Renate che ha subito la seconda sconfitta in campionato, era imbattuto in trasferta l'11 di Cevoli, aveva perso soltanto una volta, la terza giornata in casa contro l'Albino Leffe, Bassano
Milano-Reggiana 0-1, il gol di Riverola al 20esimo, espulso Carlini della Reggiana al 78esimo, dunque ha difeso a denti stretti questo prezioso risultato la Reggiana sino alla fine. Sant'Arcangelo 1, Feralpi Salò 2, doppietta di Marchi al 35esimo, al 60esimo ha ridotto le distanze Cagnano al 74esimo. Triestina batte Gubbio 3-1, Codromaz al 5° per la Triestina. Il pari momentaneo firmato da Ettore Marchi al 16esimo, al 42esimo il sorpasso, il nuovo sorpasso della squadra giuliana di Menzà, all'84esimo ha chiuso i conti l'ex attaccante del Teramo Mirko Petrella. Dunque Triestina batte Gubbio 3-1, domani alle 20.45 Teramo San Benedettese hanno riposato Fermana e Sud Tirol, tutto a vantaggio del Padova, il Padova che scappa via, 32 punti per la squadra di Bisoli, Renate 26, Albino Leffe Pordenone 24, Feralpi Salò 23, San Benedettese Triestina e Mestre 21, Sud Tirol 20, Reggiana e Bassano 19, Fermana 18, Vicenza 16, Teramo e Gubbio 15, Ravenna 13, Sant'Arcangelo 10, chiude il Fano con 7 punti, le 18 in punto. È tutto per quanto riguarda questa trasmissione Terzo Tempo Live della domenica pomeriggio, grazie a Max Pacilio in regia, a voi per l'attenzione, ancora buona domenica.